Il Maxxi si apre con una grande mostra dedicata a Luigi Moretti, una delle personalità eccellenti dell'architettura italiana del Novecento. Perché aprire con un progetto monografico su Moretti? Innanzitutto perché Moretti e Zaha Hadid, noi crediamo, abbiano un colloquio nemmeno tanto a distanza che li lega. Quindi in un certo senso è un omaggio a Moretti in un edificio che gli calza a pennello. Però è anche una grande ricerca storica e scientifica portata avanti in collaborazione fra le istituzioni italiane, Archivio Centrale dello Stato e Maxxi Architettura e l'Accademia di Architettura a Mendrisio in Ticino e la Scuola di Architettura. Questa mostra è concepita su vari livelli, pensando a un pubblico molto diverso e anche tenendo conto del fatto che l'architettura è difficile da presentare in mostra. Allora abbiamo pensato di dare molta importanza, comunque le fotografie qui da grande dimensione, bisogna dire che l'architetto di Molino ha trovato una messa in scena veramente efficace con queste stupende fotografie che ci vengono da grandi fotografi con cui ha lavorato Moretti. Poi c'è una lunghissima tavola cronologica che in fin di conto è una specie di biografia di Moretti nel suo tempo e questo permette da molte entrate. Si vedono le opere, ma si vede che Moretti un po' lui, la sua produzione anche teorica, artistica, l'accompagnamento della cultura artistica italiana, è messa in relazione con quel che capita in Italia in quegli anni e quindi anche all'estero. I modelli sono modelli originali, ma sono anche modelli poi fatti per l'esposizione dell'Accademia di Mendrisio o di una scuola di Miami, dico, sono modelli che servono diciamo, a comprendere l'architettura. Chi viene a visitare questa mostra potrà ripercorrere una parte della nostra storia, forse senza esagerare, quella di assoluta eccellenza, sia nel progetto di architettura che nel pensiero architettonico, con capolavori indiscussi. La Villa La Saracena è una delle opere più celebrate di Luigi Moretti. È una villa che è stata costruita sul litorale di Santa Marinella ed è qui rappresentata attraverso numerosi disegni, schizzi che ripercorrono l'iter progettuale e mediante due modelli, uno dei quali era stato realizzato proprio dallo studio Moretti. È una persona interessata a tutti i linguaggi, è un grande inquieto e questo naturalmente è qualcosa che si trova poco nella storia dell'architettura. Noi conosciamo grandi figure di progettisti, ma personaggi come lui, pochi.